Comune, Università e ASL unite insieme per disegnare urbanisticamente la Teramo del futuro. Ripartono le progettazioni definitive per riaprire cantieri strategici che rivoluzioneranno la storia del capoluogo aprutino. In primis il recupero dell'ex manicomio, per il quale il masterplan ha previsto ben 142 milioni di euro che si spera non vengano congelati dall'attuale governo regionale. Ma c'è molto altro. Riparte l'ampliamento del polo bio-agroalimentare di Piano Daccio, la ristrutturazione dell'ex mensa di Coste Sant'Agostino, dove andranno alcuni laboratori, e la casa dello studente in Viale Crucioli. Riprende il cammino non solo della cittadella della cultura, ma dell'intero masterplan. Ovviamente all'interno del masterplan uno degli elementi fondamentali è proprio la cittadella della cultura, quindi il recupero funzionale dell'ex manicomio, e che vedrà insomma degli spazi dedicati ovviamente all'Università di Teramo, in particolare alla Facoltà di Scienze della Comunicazione, al DAMS, ma di fatto una serie di servizi per l'intera città. Insieme con la cittadella della cultura riparte anche il polo agrobioveterinario, quindi la seconda stecca di Piano Daccio, quindi della facoltà di veterinaria, e il recupero funzionale dell'ex mensa, quindi che ci lega a doppio filo con l'ASL alla quale abbiamo ceduto Viale Crucioli per la casa dello studente. E nell'ex mensa ovviamente verranno gli impianti pilota e le start-up e poi il laboratorio di medicina traslazionale. Quindi una serie di cantieri, possiamo dire parlare di quattro cantieri, quindi siamo pronti a far ripartire il tutto. Per l'ex ospedale psichiatrico, che si estende su una superficie di 22.000 metri quadrati, è stata appena firmata una convenzione tra Comune di Teramo, ASL e Unite per la definizione della variante urbanistica, che dovrà essere votata dal Consiglio Comunale esattamente tra 45 giorni. Un progetto epocale, lo ha definito il sindaco D'Alberto. Le previsioni parlano di un appalto lavori per fine anno, l'inizio lavori per il 2021 e la fine del recupero per il 2023. Un intervento storico, quindi siamo arrivati ad un punto rispetto al quale adesso dobbiamo spingere e accelerare. Lo faremo adesso come comune, tocca a noi gestire la fase, diciamo così, di condivisione con la città nei prossimi 45 giorni con il Consiglio Comunale, e anche far partire l'iter urbanistico per appunto la variante urbanistica che poi dovrà approdare in Consiglio Comunale. Ma anche l'ASL di Teramo, proprietaria del vecchio manicomio, ceduto in comodato d'uso per 90 anni, ha annunciato l'apertura di nuovi cantieri, il recupero di una struttura in via Taraschi, ex ospedaletto, e la riqualificazione dei padiglioni per malati psichici di Casalena, lasciati all'abbandono da oltre 30 anni.